Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Che a dicembre non si ripetano gli errori dell'estate, dicono i medici. Dobbiamo prepararci per la terza ondata. A luglio e agosto troppi politici sdrammatizzarono, ma non solo a luglio e agosto, anche a febbraio-marzo. Vi ricordate, Zingaretti, l'unico virus è il vostro razzismo, no? Insomma, Conte che rispondeva ai governatori di Lombardia e Veneto, ma lasciate fare agli esperti, lasciate fare, perché volevano chiudere gli aeroporti alle persone che arrivavano da certe zone contagiate. Quindi, errori all'inizio della pandemia, errori d'estate fanno capire che realmente non si tratta propriamente di errori, ma è un qualcosa che sta nel DNA di questo governo, non riesce a capire quello che sta facendo, quindi non è un errore di una persona consapevole, sono persone allo sbando, questa è la realtà. Il virologo Pregliasco dice: se l'ultimo DPCM non sarà efficace, servirà il lockdown. Vedremo i dati la settimana prossima. E Conte voleva vedere proprio i dati del 15 di novembre, cioè domani, domenica, si dovrebbero vedere gli effetti di tutti questi DPCM. Almeno io lo spero che si vedano, perché se no la situazione va a peggiorare. La misura estrema è sicuramente il lockdown per fermare i contagi. Su questo i medici non hanno dubbi. I medici non stanno parlando di economia, di disoccupazione, di PIL. Il medico parla e i medici parlano solo sul fatto di fermare la curva epidemiologica che sta bloccando gli ospedali, li sta portando alla saturazione, al tilt. E quindi i medici dicono: voi mi chiedete su come fermare il contagio, e la risposta è una unica, visto che non c'è il vaccino, l'unica soluzione è il lockdown, chiudere tutti in casa. Questa è l'unica soluzione per fermare il contagio. E questa lo è l'unica soluzione. L'abbiamo visto con la prima ondata. Si chiudono tutti in casa, il contagio si ferma. Però sia il governo che tutti quanti hanno capito che, perché all'inizio non si capiva, chiudi 2 mesi, 1 mese, poi si riparte, non succede niente, no? Siamo stati un po' a casa. Quella è una visione abbastanza superficiale. Ma se voi poi riflettete, vedete che l'economia si distrugge e con l'economia distrutta il paese fallisce e non paga più né ospedali, né medici, né infermieri, né pensioni, né i dipendenti statali, eccetera, eccetera. Allora si capisce che l'economia va di pari passo alla salute pubblica. Senza economia non c'è salute. Questa è la realtà. Ma un nuovo lockdown è inevitabile, chiede il giornalista al virologo, e dice: sarebbe sicuramente una misura più opportuna dal punto di vista dell'efficacia, ma in questo momento per il nostro paese sarebbe insostenibile. Quindi il virologo parla anche di qualcosa che al di fuori dell'ambito medico, parla anche, dice, insostenibile ovviamente per la parte economica. Ma dice: in questo momento l'ideale è aspettare di capire che in che modo evolva la situazione, bisogna aspettare i risultati delle nuove misure e valutarne i segnali. Se nel prossimo futuro la situazione dovesse rimanere come quella attuale, in questo caso bisogna necessariamente arrivare a un lockdown generale. Se non dovessero arrivare risultati in termini di riduzione della curva dei contagi, le misure più dure non potranno essere posticipate ulteriormente. I medici, come dicevamo, chiedono il lockdown immediati. Ma i miei colleghi, dice Pregliasco, non è che sono troppo ansiosi. Dal loro punto di vista, solo un lockdown può fare rientrare la curva dei contagi. Hanno ragione a chiedere questa misura perché dal punto di vista sanitario è la più opportuna, come vi dicevo prima. E dividere l'Italia in zone è stata poi un compromesso, una mediazione fra i bisogni sanitari e quelli economici e sociali, una via di mezzo tra la salvaguardia dell'economia e la salvaguardia della salute. Questo è per la sostenibilità del sistema paese rispetto a un lockdown totale immediato che porterebbe a un tracollo economico ancora più pesante.
Dice, bisogna aspettare perché il picco di ricoveri dovrebbe arrivare a fine novembre. Se sarà così, forse potremmo passare un Natale leggermente più sereno. Un vero primo bilancio dopo l'unico DPCM potrà essere fatto solo la prossima settimana. E sugli errori commessi ce ne sono stati, chiede il giornalista. Dice, la situazione è sicuramente molto complessa. Certamente si sarebbe potuto fare molto di più. Manca un'organizzazione migliore della sanità territoriale e una gestione efficiente della fragilità. In Italia gli anziani rappresentano il 30% della popolazione, ma assorbono il 70% delle risorse del sistema sanitario. Gli chiedono poi sui banchi a rotelle, dice di errori ne sono stati commessi molti. Adesso è il momento di trovare risorse per organizzare servizi intermedi tra i medici di base e gli ospedali. Il Covid ha messo in luce tutte le fragilità del nostro sistema. E con l'arrivo del Natale che cosa succederà? Dice, il rischio è che la politica sia tentata di sdrammatizzare la situazione, come è successo in estate, per rilanciare l'economia. Questo non deve assolutamente succedere. Adesso bisogna organizzarsi per la terza ondata che arriverà a febbraio. Quindi è stato chiarissimo. Alla fine ci ha girato intorno, ma con l'ultima domanda ha detto le cose chiaramente. Errore ad agosto, speriamo che non si ripeta lo stesso errore adesso di sottovalutazione e che arriverà una terza ondata a febbraio, proprio prima della distribuzione di massa del vaccino. Quindi che ci siano stati errori su errori su errori di sottovalutazione del governo verso questa crisi sanitaria, economica, sociale, ormai lo dicono tutti, chiunque lo dice. Naturalmente c'è chi si ostina a vedere in Conte e nel suo governo un qualcosa di incredibilmente positivo per il paese e menu male che, poi vi ricordate, menu male che Silvio c'è, menu male che Giuseppe c'è, perché se non ci fosse stato Giuseppe, mamma mia, a quest'ora forse saremmo in una condizione migliore. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook, in Instagram e nell'altro canale di YouTube, Teleitalia Seconda Rete. Grazie per avermi ascoltato e ci vediamo al prossimo video o sulle altre reti sociali, così le aiutate un po' a crescere con la vostra iscrizione gratuita. Grazie. E buon proseguimento di giornata, arrivederci.